Buongiorno a tutti e bentrovati dai nostri studi. Dramma quotidiano che affligge tantissime persone ogni giorno nel mondo. Vi è stata pure una conferenza stampa da parte della FAO, ma adesso diamo la linea al nostro inviato. È stata una scelta molto difficile, quella di stasera. Non si sapeva cosa preparare da mangiare, è stato aperto il frigo e è stato scelto di fare il pollo al forno con le patate, ma ci è voluto davvero molto tempo, ma forse è meglio che lo tiro fuori altrimenti scuoce. Poteva essere causa di esplosione ciò che è avvenuto stamattina nella cucina. Stava per esplodere la caffettiera, un attimo di distrazione e stava per succedere il peggio, ma adesso ci colleghiamo con l'inviato per il servizio. Poteva succedere il peggio questa mattina, quando il ragazzo è entrato in cucina per farsi il caffè, è successa una cosa che non dovrebbe mai succedere. Per la premura è stato messo il caffè all'interno della caffettiera, ma non era stata ancora messa l'acqua, si stava per rischiare veramente un patatracchete. Fortunatamente è andato tutto bene e la caffettiera è andata recuperata. Non è ancora stata presa la decisione presso il Consiglio dei Ministri su quando iniziare i lavori di ripristino e pulizia della lettiera dei gatti, che ancora oggi in questo momento appare in uno stato indecoroso, ma colleghiamoci con l'inviato per capirci di più in questa situazione. E grazie ancora per la linea. Pare non sia stata ancora pulita la lettiera. Abbiamo qui le immagini, pare ci siano stati dei contrattempi, nonostante i ripetuti miagolii dei gatti che cercavano anche di sollecitare questo tipo di azione. Sicuramente tra Parlamento e Governo troveranno una soluzione e riusciranno a pulire la lettiera prima di stasera. Anche per oggi è tutto, vi saluto e vi ringrazio.